Salve gente, sono Jack Gaming Knowledge, benvenuti in questo video di Mass Effect Andromeda a difficoltà folle. Dopo i primi lunghi video, finalmente abbiamo trovato, diciamo, come dire, la nostra dimensione. Oh mio Dio, mi si era buggato il personaggio, fantastico. Nel senso che finalmente faccio dei video di circa 30 minuti e non più di un'ora e mezza il primo, un'ora e passa il secondo. Mi sto guardando qua intorno prima di andare avanti, perché volevo vedere se i tizi stronzi che abbiamo ucciso ci facevano lottare qualcosa, ma sembrerebbe di no. Peccato, in particolare il capitano volevo provare a lottare, ma sono proprio scomparsi. Vabbè. E niente, andiamo avanti, andiamo a cercare nostro padre che sembrava in pericolo. Ragazzi, cioè, io mi commuovo al pensare, cioè no, commuovo in senso positivo. Oh mio Dio. Ma in realtà potevo andarci anche dall'altra parte, vabbè. Commuovo nel senso, cioè, che mi emoziona molto il pensiero di quello che è accaduto in questi giorni prima dell'uscita di questo gioco, che, cioè, ragazzi, è magnifico, è troppo bello, è veramente magnifico, fantastico. Cioè, l'inizio è una cosa strepitosa e non vedo l'ora di iniziare veramente, finire sto merda di tutorial che mi sta creando dei problemi a questa difficoltà così elevata. Non vedo l'ora di iniziare veramente ad esplorare liberamente, andare avanti con la storia, interagire con i personaggi. Cazzo, ragazzi, questo gioco è una belva, una bestia enorme, immensa, fantastica. Oh mio Dio, che cazzo sta succedendo? Wow, sono dei parafulmini. Finora veramente l'unico difettino di questo gioco sono la mancanza delle traduzioni effettivamente italiane, perché bisogna anche guardare un po' in alto, ma è una cosa alla quale ci si abitua, e che un titolo così enorme, cioè, gli toglie mezzo punto al massimo e vale solo per noi praticamente. Ecco qua nostro padre nella zona che già noi avevamo trovato. L'N7, che sarebbe un soldato che è stato premiato come morto esperiente, insomma. Who are these guys? Visitors, just like us. I don't think they're native to the planet. They're not. We found an abandoned lab. Like they've been studying the place. Good work. You actually did some scouting. Grazie, la cosa ti sorprende, siamo esploratori, è il mio mestiere. Ottimo lavoro, vedo che hai controllato la situazione. Mi sembra un po' stronzo nel modo in cui l'ha detto. You didn't think I would? You never know what people are made of, not until everything goes wrong. Plenty of that on this mission. Sir, you said you had an idea about the weather? It's the dark energy cloud the Hyperion hit. It's affecting the whole planet, interfering with that. The tower is caught in a feedback loop with the cloud. Together they're disrupting the entire climate with undirected energy. Wow. Explain a cave we found. Plant life sheltered from the storm. From that tower. It's a good bet. And I think if we can get in there and shut the tower down, quindi è la torre. Goes away. And the shuttle can get us out of here. Just have to get past them. It's a hell of a gamble, but we won't know until we get in there and try. No illusions about this. It'll be a nasty fight the whole way. If the riders are game, so am I. But we risk turning a skirmish with these guys into something worse. It's them or us. È troppo figo sto gioco. Problem is, we're outnumbered. I've been working on that. We just need to change the math. Cioè, basterà cambiare i rapporti di forza. Ah, ha messo una bomba. Ha rotto
I parafulmini. Oh mio Dio. mi spiace tizio ossuto. Madonna che figo. Padre Ryder è un gran figo. Allora, calma. Calma. E sangue freddo. Allora, vediamo un po'. Ah, che bello. Se avessi un fucile da cecchino, invece non ce l'ho. Oh mio Dio, chi... quello spara proprio da lontano. Chissà se posso raggiungerlo. Sembra che l'ho beccato. È difficile. Allora, cerchiamo di avanzare. Ok. Hai detto muori. Ok, ora lo uccide nostro padre. Allora, questo lo devo finire. Via, via. Qua, ok. Ok, qua siamo al sicuro. Va bene, avanziamo, dai. Dai, esci la testa. Esci la testa. Gameplay è troppo bello, ma proprio bello bello, c'è una cosa troppo appagante, è fantastico. Posso mettermi a scannerizzare ora? Oh oh, cazzo cazzo cazzo. No no no, merda. Maledizione. Porca puttana, mi sono incastrato. Figlio di troia, da dove cazzo mi sparava? Ok, ce l'avamo lasciati qua. Con me che volevo scannerizzare. Ora scannerizziamo. Ah. Un po' di loot abbiamo trovato. Nient'altro. Ah, ecco chi è che spara. Ok, ucciso col lancia. C'è roba qua in giro, boh. No! Ok, fortunatamente non succede nulla. Ed è anche una cosa buona, perché alla fine non è un platform questo, quindi... All'inizio l'ho lamentata questa cosa, ma pensavo che fosse una specie di morte. Invece no. Vale solo per quando cadiamo, insomma. Oh,
Contenitore. Altro loot. Vabbè. Siamo in tanti. Sam. Biotic amp interface mode. Modalità amplificazione biotica. Ancora non ho capito questo cos'è. Forse questo recupera l'energia. Questo le munizioni. Vabbè, avanziamo. Mentre fanno commenti sul fatto che il nostro padre è il più figo dell'universo. Sono fatto colpire da un fulmine. Ok, questa sembra una bella posizione, una gran bella posizione. Grande padre. Gli 6 OP. Madonna, ho imparato a combattere. Più o meno. Ok, vediamo se qua c'è qualcosa. Sembrerebbe di no. Ah, possiamo anche vedere la mappa in maniera specifica. Qua un altro di questi cosi. Ma che cazzo è? Boh. Penso sia per recuperare l'energia, ma non ne ho idea completamente. Comunque qua abbiamo finito. Ready? Let's get inside there. No, io voglio esplorare. Exploring the unknown. Fottiamoci di nostro padre, lasciamo che crepi. Queste credo siano zone un po' più avanti. Sono spuntati dei nemici. Qua finisce che che buggo tipo la missione. Combino qualche cazzata. Meglio tornare indietro un attimo. Allora, sono dentro. Papà? Paparino? Dove cazzo è andato? Non le posso analizzare tutte ste cose. Qua si esce? Ah, wow. Ah, ok. Merda. Era semplicemente un'altra zona. Allora, ho capito comunque come funziona bene il sistema di energia. Praticamente noi abbiamo la barriera. Quando subiamo danni, li subiamo alla barriera. Se la barriera si rompe, subiamo danni all'energia. Perciò se noi stiamo attenti e subiamo qualche danno, ci nascondiamo e aspettiamo che la barriera si recupera, si ricarica, perché la barriera si ricarica a differenza dell'energia, che si ricarica solo fino a un certo limite minimo. Possiamo praticamente rimanere sempre con tanta energia, con tanta difesa e insomma esplorare in maniera più sicura e tranquilla. Con l'arma estratta vicina degli oggetti grandi per metterti in copertura. Cioè, rendiamoci conto, ora me lo stanno spiegando. Perché secondo la BioWare, ovviamente, fin qua non c'era bisogno di imparare queste cose a difficoltà merda. Porca troia, non potevano sbloccarmi tutte le abilità fin da subito, no? Allora, eliminiamo quel figlio di puttana. Ok, sembra ci sia un tizio. Ah no, è un tizio normale. No, non è un tizio normale. Nasconditi! Fortunatamente è stupido. Succhialo. Il loot, il loot. Sì, il loot. Smantella.
Il cazzo. What now? I need to decipher the language. Devo decifrare la lingua. Oh mio Dio. La lingua, sta decifrando la lingua. Stiamo per scoprire che cosa dicono sti cosi. What's the plan here? They'll surround us in no time. We need to defend both sides or they'll flank us. Where do you want us? Wow, a calma. Per ordinare entrambi i compagni di squadra, raggiungere una posizione. Ok, sinistra e destra ordine individuale. Quindi a sinistra abbiamo Liam, a destra abbiamo Cora e su entrambi. Va bene, entrambi andate qua. Ah no, devo ordinargli di andare qua. Ok, non l'ho fatto. Devo andare anch'io qua. Ah, forse devo metterne uno qua e l'altro dall'altro lato. Esatto, sì. Ah, che belli i tutorial, ragazzi. Dopo che siamo morti 100 volte. Ripeto sempre, questi non sono difetti del gioco. È la modalità folle. Normalmente queste cose, insomma, dovremmo saperle. Cioè va, non è che il gioco è fatto per giocarlo subito a questa modalità così difficile. Che cazzo? Figlio di troia, cane di merda. Ok, secondo me dall'altro lato le cose si mettono male. Tipo, nasconditi bene. Ok, dai, non sono messe così male le cose in realtà qua. Ok. Ah, qua c'è il tizio pericoloso. Cazzo, è duro. Come cazzo lo ammazzo a questo? È proprio tosto. Si muove. È quasi morto. Bastardo, è sceso. Succhialo, bastardo. Mantieni su per chiamare vicino a te entrambi i compagni di squadra. Figo, ok. Quindi da questa parte com'è andato? Tutto a posto? No, tutto a posto per niente. Qua ci sono ancora nemici. Ma... ma dove sono? Nemici? Ah. Sì, scusa. È solo che me ne fotte un cazzo di dove devo andare. Io voglio esplorare. No! No, ho fallito la missione. Ti prego, fai che non devo combattere di nuovo. No, di nuovo. Ragazzi, non arrabbiatevi con me. Devo farle queste cose. Dobbiamo sbagliare perché devo capire come funziona il gioco. Sono cose fondamentali. Fallire la missione qua mi permette di capire quando ci sono delle cose urgenti da fare, devo farle. Non posso mettermi ad esplorare e fottermene di tutto, perché sennò la missione fallisce. Ok, dai. Abbiamo guadagnato 215 punti esperienza. Quindi si guadagnano con... come cazzo si guadagnano? Devo fare... con le missioni si guadagnano, boh. Ah, non è la lingua dei tizi. Who do you plan on talking to? More like what? I think it's automated. Ok. Forse è un'intelligenza artificiale? These are the moments that make it all worthwhile. Nostro padre
Padre è super pazzo. Sam, begin translating. A moment. Indexing. Translation complete. Let's see what we have. Fa tanto Mass Effect 1, nel quale si trova per la prima volta la tecnologia che poi si lega tipo a noi. Sense of things. Sam had a little something to do with it. It was simply a matter of linguistics, though I am pleased to have you. Oh mio Dio, cosa abbiamo risvegliato? Oh merda. Oh mio Dio, si sacrifica. Ci dà il suo casco. Rider's implant is overloading. I suggest a hardwire connection. Do it! There! Welcome back. What happened? You were clinically dead for 22 seconds. Then how did I make it out? Hey, you're still with us. Guys, get to Sam Node. Ryder's awake. Who are you talking to? Sam. I didn't hear him. You're up. Look here. And here. My father. Where? It was your life or his, and he chose you. I'm so sorry. I know this must be a blow.
He made the ultimate sacrifice. He got the team out of danger. We all owe him for that. He once said that when his time came, he wanted to go out among stars no one had seen before. What are we doing in Sam, Node? Sam is now part of you, in a way we don't entirely understand. It played havoc with your brain. Sam? Your father authorized the transfer of Pathfinder authority to you. Shouldn't that be Korra? In theory. In reality, you're the new Pathfinder. You can't be serious. What's the matter? I think you're up for it. Why would my dad do this? He obviously had faith in you. I say run with it. It's all academic anyway. Sam's linked to your mind on a deeper level now. Trying to untangle it could kill you. I know this is tough, but we need to start thinking about the next step. A lot of people are counting on us. Is the Ark still drifting? That's the thing. Whatever your dad did with that tower, it saved the day. Some sort of atmosphere scrubber. The energy cloud thinned out. We're on our way to the rally point now. Should be at the Nexus soon. He needs to rest first. He's got 2 hours. We'll need our Pathfinder for this. Oh, I checked on your sister. Still no change. But if you can pull through, so can she. A bit of your dad in both of you. Your father will be missed. What's going on, Sam? This is our private channel. I shared it with him. Come immaginavo, Sam era collegato a nostro padre in realtà. In quella parte, quelle erano cellule neurorali e si vedeva che stavano venendo distrutte, si stavano atrofizzando, forse perché per la mancanza di ossigeno, qualcosa del genere, però poi si sono ricostruite, è stato proprio Sam che legandosi a noi ha sistemato il nostro cervello e forse ci ha potenziati tipo in modo incredibile. Why did he do it? Why me? Unknown, but he never acted without reason. Alec wouldn't want us to lose sight of the goal. He said pain emboldens our resolve. He'd insist we grow stronger from his passing. Questo è un filmato. Il tizio del trailer lo vediamo subito. Quindi non erano grossi spoiler, diciamo. Ma il capo di questa razza è un altro, perché è simile, ma sembra diverso per costituzione. Gli ha dato The Reacher in miniatura di Final Fantasy X. La porta che abbiamo aperto noi l'hanno trovata, grazie a noi. Oh mio Dio. Cos'è il ricordo? Non è che possono utilizzare i dati di nostro padre, tipo rimasti qua. Questa scena è bellissima, guardate l'alieno
come cerca di comprendere. Ryder, good to see you on your feet. We're at the Nexus. It's the forward hub for the entire Andromeda Initiative. The Asari, Solarian, and Turian Arcs should be there too. Ok, ci siamo incontrati con gli altri. Let's hope they've had better luck. Starting our approach now. It's almost as big as the Citadel back home. Nexus Control, this is Ark Hyperion requesting docking clearance. Captain, I'm only getting their automated approach channel. Not a live person. Well, like it or not, we're here. Take us in. Construction should have been finished by now. Could be worse. How? Habitat 7's a bust. We might have started a war with the first aliens we met, and our Pathfinder's dead. This better be rock bottom. Green across the board. Docking initiated. All right. I got us here. Good luck, Pathfinder. Questa sembra incazzata. Va bene. Che cazzo fa? Il tutorial ancora non è finito. This is really happening. Take a deep breath. I still can't believe Dad's dead. This should have been his moment. But now it's yours. You just need to decide what you're gonna do with it. Where do I start? I'm just not sure I'm ready. We weren't ready to fall out of the sky on Habitat 7. But we survived that. Right. So, always keep a jump jet handy. È stato fantastico, veramente. Brividi a tutta potenza. Le scene sono state veramente belle. Bellissimo, come prologo veramente bello. Prologo che in realtà non abbiamo ancora finito, a quanto pare, visto che non posso salvare liberamente. Va bene. Wow. Ci vediamo al prossimo video.